grazie al professor Carini non solo per aver sollevato le problematiche relative al diritto di veto, ma anche per aver toccato dei temi che erano già stati sollevati in precedenza, in particolar modo la dimensione proprio giuridica della politica estera con riferimento alla necessità di una dimensione valoriale condivisa. Sia nell'intervento dell'onorevole Terzi che del ministro Maras si era già fatto riferimento prima alla necessità della tutela, per esempio, dello Stato di diritto come uno dei vettori fondamentali della politica estera. Su questo c'è forse un elemento critico dove proprio l'Italia può intervenire, e mi riferisco al fatto che se da un lato per l'ordine internazionale è necessaria una dimensione giuridica condivisa, per l'appunto, sia sul piano genericamente valoriale sia sul piano delle norme, dall'altro lato sappiamo quanto criticata è stata l'impostazione, per esempio, di quella che giornalisticamente viene definita l'esportazione della democrazia, o comunque l'idea di un modello universalistico. Non è un caso che poi negli altri interventi, e stesso lei ha parlato della Unione Africana, i soggetti poi con cui bisogna dialogare siano soggetti che hanno magari una storia diversa da quella italiana, europea, occidentale, e forse proprio qui l'Italia può giocare il suo ruolo, se mi è consentito un sussulto sano di patriottismo. L'Italia ha nella sua storia, forse da Matteo Ricci passando per l'orientalistica fino a Enrico Mattei, una capacità di interfacciarsi con culture altre, forse anche mediando tra la necessità appunto di una dimensione universale condivisa, ma anche di un rispetto, se così possiamo dire, dell'altro da sé, che nella piattaforma internazionale è quanto mai importante. E l'ultimo elemento, non secondario, è proprio il fatto che anche da questo intervento credo emerga come stiamo parlando di multilateralismo e bilateralismo come elementi che devono essere compresenti, ma indirettamente si tratta soprattutto di una rivalutazione dell'opzione bilaterale, proprio contrastando il vecchio stereotipo, diciamo, di una contrapposizione troppo forte tra queste due prassi. E proprio su questi elementi o su altri aspetti emersi dalla discussione invito a prendere la parola il professor Alessandro Colombo dell'Università degli Studi di Milano, docente di relazioni internazionali. Grazie dell'invito. Per cominciare, io in realtà non mi ero preparato un intervento, e quindi il mio intervento sarà un intervento di commento. Di commento a partire da quello che mi sembra essere emerso come l'argomento comune, e cioè una svalutazione di questa antinomia per l'appunto tra bilateralismo e multilateralismo. Su questo mi sembra che sia stato consenso. Il generale Camporini si è spinto fino a sottolineare come in realtà bilateralismo e multilateralismo non siano altro che metodi di conduzione della politica estera, e io in linea di massima sono perfettamente d'accordo che sia esattamente così, e cioè che si tratti di metodi, e per di più di metodi non mutuamente esclusivi, se non che a rappresentare bilateralismo e multilateralismo come metodi significa in realtà essere nel pieno di una grande trasformazione. Di una grande trasformazione sia a livello di sistema internazionale sia a maggior ragione a livello della politica estera italiana, perché il multilateralismo non è stato concepito come un metodo fino a qualche anno fa. Il multilateralismo è stato concepito come una sorta di filosofia politico-giuridica sia a livello internazionale sia a livello a maggior ragione della politica estera italiana. Tanto per cominciare, il multilateralismo anche nella ricostruzione un po' fantasiosa della storia delle relazioni internazionali, che per esempio danno teorici delle relazioni internazionali. Il multilateralismo è stato presentato come una sorta di grande cesura storica introdotta dalla metà del Novecento. La filosofia politico-giuridica del secondo dopoguerra, quello che avrebbe dovuto connotare la grande trasformazione dal punto di vista della società internazionale. Lo stesso a ben guardare è avvenuto dopo la Guerra Fredda, perché mi è capitato recentemente di riguardare i documenti sia americani sia delle principali organizzazioni internazionali degli anni 90, e il multilateralismo non era assolutamente rappresentato come un metodo, il multilateralismo era rappresentato come una religione. E da questo punto di vista, se questo valeva per l'Europa e se questo valeva per il sistema internazionale nel suo complesso, questo per certi versi valeva ancora di più nel caso italiano, e molto molto comprensibilmente dopo l'esperienza della sconfitta nella seconda guerra mondiale.
Ma il multilateralismo per l'Italia è stata quella che avrebbe dovuto essere la soluzione dei problemi nazionali nella politica estera. Il multilateralismo è stato presentato a lungo nella politica estera italiana come il modo per non tornare agli imbarazzi dell'interesse nazionale. Per certi versi il multilateralismo è stato presentato nel caso italiano come un modo per non interrogarsi sull'identità nazionale. Ecco, tornare a vedere il multilateralismo come un'opzione continuamente giocabile insieme all'altra opzione bilaterale dà la misura di quale sia la trasformazione che stiamo vivendo. E io credo che paradossalmente dia la misura anche della crisi che stiamo vivendo, e da questo punto di vista io suggerirei di non spoliticizzare questa crisi. Ecco, si sono cercati degli elementi di connessione tra tutte le crisi singolari, insomma, che stiamo affrontando, e si è fatto cenno alla questione ambientale, che naturalmente è un elemento importante, le questioni demografiche, che naturalmente sono una questione importante. E tutte queste questioni sono importanti purché non servano a nasconderci il carattere prettamente politico della crisi che stiamo vivendo. Il carattere prettamente politico ha a che fare da un lato con il collasso probabilmente di alcune delle norme costitutive della società internazionale, sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista giuridico, ma ha a che fare anche con un'altra cosa sulla quale io credo che occorra essere molto, molto chiari. Cioè ha a che fare con un fallimento, ha a che fare con il fallimento politico di tutta l'architettura politica e strategica del cosiddetto nuovo ordine internazionale. Negli anni 90 c'è stato un grande progetto ordinatore e poi il progetto ordinatore si è rivelato clamorosamente irrealistico. E le singole crisi che oggi punteggiano il sistema internazionale hanno naturalmente per la maggior parte caratteri propri, ma credo che siano tenuti insieme anche da questo fallimento, che insisto, è un fallimento politico, non era dato nella natura delle cose. È stato il prodotto di una serie di scelte sbagliate, è stato il prodotto di una serie di fantasie su come il mondo avrebbe potuto funzionare. E noi ci troviamo, e non casualmente dubitiamo del multilateralismo come religione, ci troviamo ad amministrare questo fallimento, questa crisi. Grazie professor Colombo per una, direi, iniezione di pragmatismo, solo apparentemente forse legata, di pessimismo sulla difficoltà della situazione attuale, su processi di trasformazione che peraltro penso di poterlo collettivamente rivendicare con una certa punta di orgoglio. Proprio il nostro istituto cerca di mettere in rilievo attraverso quella che abbiamo in più occasioni chiamato la crisi del sistema unipolare, la transizione verso un sistema multipolare ancora in evoluzione, e credo che dal suo intervento, in cui sono state usate parole anche abbastanza forti, fallimento, emerga come queste strutture in cui si attua la politica del multipolarismo siano, se non obsolete, forse quantomeno da ristrutturare e da riformare. Do la parola all'onorevole Terzi. Grazie. E poi dopo... Grazie mille, ma molto specialmente, innanzitutto, il professor Colombo ha collegato questa eccessiva cautela italiana che si è realizzata per diversi decenni nel non cercare di prendere posizioni, sì, come parte di un'alleanza est-ovest, parte del processo di costruzione europea, ma fino a un certo punto, perché poi un vero dibattito interno su cos'è l'identità nazionale, e attenzione, la conseguenza dell'identità nazionale, cioè l'identità della politica estera, cioè qual è l'interesse nazionale da difendere a tutto campo, nelle situazioni strategiche, nelle crisi, ma anche nelle nostre proiezioni future a lungo termine. Che cos'è? Questo dibattito lo si è volutamente tenuto molto sottotono e perfino evitato. Quindi quando stiamo parlando del multilateralismo e il bilateralismo, presupponendo qua in questa sala, ma mi pare che quando si parla di multilateralismo c'è un elefante nella stanza, che è l'Unione Europea. È vero che si dice che l'Unione Europea sia un'entità a sé stante, non è riconducibile né nelle discussioni né sui tavoli multilaterali né bilaterali, ma c'è ed è essenzialmente un contesto, una dimensione multilaterale, per eccellenza multilaterale, soprattutto se è intergovernativa. Se non c'è una governance
dell'unione politica ed economica in quanto tale individuabile, quindi è qualcosa che deve essere condotto. E forse questa è giusta osservazione del professor Colombo sulla mancanza, sull'appannamento del concetto multilaterale, sì, dipende dal fatto che sono succedute diverse amministrazioni americane che avevano idee diverse, interessi diversi, ma l'appannamento deriva anche dalla crisi dell'Europa oggi. La crisi dell'Europa fa titubare moltissime coscienze sulla validità assoluta dello strumento multilaterale. Io ho sempre creduto, penso, grande la cultura del Ministero degli Esteri, molto orientata, l'entusiasmo di una diplomazia quarantennale, cinquantennale sul sistema delle Nazioni Unite è stato un entusiasmo, una costante della diplomazia italiana. Credo che sia un'organizzazione che ha una vitalità futura straordinaria, è la vera organizzazione, l'unica vera organizzazione globale a tutto campo, che non solo ha una storia ma anche un futuro. Il Consiglio di Sicurezza è diventato sempre più inadeguato, evidentemente inadeguato, giustissime le osservazioni dello Sorpreden sul fatto che non riflette più la realtà contemporanea, lo stiamo dicendo da 20 anni, è una frase che quasi non posso più ripetere perché è 20 anni che la ripeto in diverse incarnazioni professionali, cioè. Ma certo, problema di composizione, ma il problema fondamentale, vediamo in tutti i casi, in tutti i dossier che sono stati sottoposti seri al Consiglio, è il veto, perché persino adesso su una cosa oscena come i diritti umani in Corea del Nord e il rapporto devastante che è stato pubblicato andrà a finire che non si potrà andare al Corte Internazionale, per il semplice fatto che la Cina dirà non è opportuno sottoporre questa questione, quindi non si andrà neanche a un veto cinese, non verrà neanche portato. Sulla Libia, sulla Siria abbiamo visto esattamente la stessa cosa, basta soltanto il yellow flag e il dossier, no? Non si porta neanche all'ordine del giorno, se no. E allora sul veto ho trovato intelligente, giustissimo quello che è stato detto dal relatore, un'autolimitazione nel contesto di una riforma, perlomeno nel lungo termine. Però ci sono delle proposte anche immediate che bisogna tenere presente. Io ho trovato intelligente, abile, scaltra l'idea francese di Laurent Fabius di far passare un'autolimitazione formale dei membri permanenti nell'utilizzo del veto per quanto riguarda le questioni umanitarie e le gross violations del diritto umanitario, genocidi e cose del genere. Però attenzione, finché questo non avviene, noi avremo un Consiglio di Sicurezza completamente paralizzato. E dov'è che adesso soffriamo di più? Dov'è che soffrono di più gli interessi italiani su questa paralisi del Consiglio di Sicurezza? Soffrono nel Mediterraneo, nell'intero arco mediterraneo, e soffrono nel rapporto est-ovest, soffrono soprattutto sulla crisi ucraina. Allora, ed è qui la mia provocazione, che volevo proporre anche ai relatori, noi stiamo applicando, intendiamoci, io credo che Putin abbia distrutto l'architettura europea di sicurezza in modo clamoroso, intervenendo in Ucraina, mettendosi la Crimea, eccetera, quindi sono convinto che non si può voltare la testa dall'altra parte. Però l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno adottato delle sanzioni ex articolo 7 della Carta, impropriamente, perché sono delle misure che sono già delle misure di enforcement di determinate linee politiche che sono al di fuori un po' dalla legittimità onusiana, in senso, tanto è vero che ho anche il sospetto che poi questo sarà un argomento che i russi faranno valere per determinate contromisure come la cancellazione del Gazprom, anche qui interessi italiani che andranno letteralmente sott'acqua. E allora, ecco, se noi seguiamo questa strada, però quello che è avvenuto con l'introduzione di sanzioni che avrebbero dovuto essere poste dal Consiglio di Sicurezza, sono state applicate normalmente da Unione Europea, Stati Uniti e altri paesi, svuotano la funzione del Consiglio. Non solo, ma siccome il precedente in diritto internazionale ha una forza molto più rilevante che un semplice fatto della vita, fanno evolvere il diritto internazionale, la sua applicazione, in una direzione incoerente rispetto a quella della Carta. Grazie.
grazie, vorrei coinvolgere il professor Gianfranco Lizza nella discussione su questi ultimi temi o su altre cose emerse nel dibattito e poi lasciare spazio appunto ai relatori per un informale scambio di opinioni su tutti gli argomenti trattati in questa prima parte, multilateralismo e bilateralismo. Prego, professore. Grazie, grazie dell'invito. Dunque, mi ricollego a quello che è stato detto poc'anzi. Allora, l'amico Raffaele Carini ci ha portato su un terreno molto interessante che a me mi ha sempre particolarmente appassionato, che è quello del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Io non credo che una riforma del Consiglio dell'ONU, che pure ovviamente sarebbe auspicabile, questo non c'è dubbio, questo è fuori discussione, possa effettivamente cambiare le regole del gioco. Le regole del gioco sono altre, cioè chi comanda in questo momento sono i grandi poli economici, i grandi poli politici del mondo, che sono gli Stati Uniti, la Russia, ovviamente la Cina, l'India, e possiamo metterci pure qualcun altro. Il problema è che l'autolimitazione, non credo che questo, nessuno di questi paesi un domani se la richiamerà, se la tosserà, comunque l'accetterà, perché non fa parte delle proprie regole del potere, evidentemente. Allora, qual è il problema? Se dobbiamo parlare in senso teorico, possiamo parlare di multilateralismo nel senso da qui fino a stanotte, ma se parliamo in senso pratico, la situazione è quella che vede un domani i grandi poli scontrarsi tra di loro o grandi regioni scontrarsi tra di loro, e questo purtroppo è le previsioni future sono queste. Allora non c'è dubbio che in una situazione di crisi come quella che sta vivendo adesso l'Europa, sta vivendo la Russia con gli Stati Uniti e poi ci mettiamo dentro l'Iraq, la Siria, eccetera, 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 è evidente che tutto quello che noi possiamo fare a livello di Consiglio di sicurezza o a livello di riforma dell'ONU sono palliativi, a meno che non si veramente si ristrutturi il sistema dando potere veramente di intervento ad un organismo, questo organismo superiore, che a quanto mi consta il potere non ne ha e neanche i fondi economici per poterlo avere, perché anche questo è un aspetto importante della sua funzionalità. Io questo tanto per agganciarmi a quanto è stato poc'anzi detto autorevolmente dai relatori che mi hanno preceduto. Vorrei adesso fare qualche riferimento invece al nostro paese. Allora, io oggi stavo proprio pensando all'attacco. Allora, pensavo a questo, Diogene andava in giro, no? Di notte con la lanterna e cercava l'uomo. Allora, io vado in giro la mattina e la notte e cerco lo Stato. Dov'è lo Stato italiano? Questo è il concetto di fondo che mi sembra che sia molto importante in questo momento cercare di approfondire e di discutere. Allora, mi sembra che noi abbiamo veramente una grossa difficoltà di esprimere una nostra identità, un nostro interesse nazionale che non sia un po' la sommatoria, aggiungo transitoria, di interessi particolari e specialistici di classi e di territori. A tutto questo palinsesto, si aggiunge evidentemente la struttura dell'Unione Europea. Io ricordo che tifavo molto per l'Unione Europea, ho tifato moltissimo per l'unificazione della Germania, ricordo quando Andreotti invece era contrario all'unificazione della Germania, e tutti quanti volevamo una Germania europea. Mi sembra che siamo arrivati all'Europa tedesca, dove la politica tedesca sta, a mio avviso, distruggendo moneta anziché crearne di nuova con la politica di rigore che ha imposto, sta imponendo, nonostante gli sforzi del nostro Draghi. Quindi mi sembra che questo sia un aspetto importante, cioè qual è l'aspetto importante? È questo, io cerco di guardare le masse sono profondamente disilluse, sentono queste istituzioni di cui noi stiamo parlando non soltanto lontane, profondamente neutrali, ma le sentono anche nocive del loro stesso sviluppo economico e del loro benessere, e quindi questo continuo martellare su queste problematiche noi non riusciamo a risolvere
vuoi perché c'è l'ostilità tedesca, o vuoi perché ci sono altri problemi politici, di cui adesso brevissimamente farò cenno, che sta logorando questo edificio che abbiamo faticosamente costruito, quello dell'Unione Europea, che a mio avviso, modestissimo, mi sbaglierò, se continua di questo passo, cederà. Perché poi alla fine, se non c'è una politica estera veramente comune, e qui vedete che ne è venuto fuori il discorso quando si è parlato del Consiglio europeo, del Consiglio dell'ONU, del Consiglio di sicurezza, quando non c'è una politica estera, ma guardate quello che è successo in Siria, guardate pure quello che è successo sui Balcani, quello che è successo in Libia, non ne parliamo, ma quello che sta succedendo attualmente, ma mica parliamo di cose che stanno in questi momenti, in queste ore. Non c'è una politica, c'è una tensione tra i membri dell'Unione Europea, non c'è una politica estera, non c'è una politica di difesa, sì ogni tanto c'è la festa eccetera eccetera, ma per esempio in Libia siamo arrivati dopo che le cose si erano sistemate, e non c'è una politica fiscale. Ma perché non si fa una politica fiscale europea? Io, l'italiano, deve pagare tutta questa montagna di tasse, e magari in Spagna c'è un'altra, in Francia un'altra ancora, in Germania un'altra ancora, tutte cose non mi vanno bene, non ci sto. Voglio una politica fiscale comunitaria, voglio un esercito comunitario, voglio una cittadinanza comunitaria che non sia solo teorica, ma sia pratica, non sia solo il passaporto comunità economica europea, non ne importa niente. Voglio che ci sia veramente qualcosa di concreto a cui attaccarsi, perché si deve attaccare a qualcosa di concreto, non alle parole, non alla filosofia, perché non mangia di filosofia tutti i giorni. Questo è un concetto che a mio avviso sta veramente pesando in questi momenti. Politica, io francamente devo dirvi, io faccio il professore universitario, perciò posso dire teoricamente tutto quello che vuoi, poi la pratica, ognuno lo fa come. Io dico che francamente il discorso, vedete, qui il problema è molto semplice, noi siamo alleati e il nostro principale alleato sono gli Stati Uniti, benissimo, però insomma questa posizione così da gregari non mi piace, perché allora praticamente chi siamo? Siamo delle persone, siamo degli uomini, siamo uno Stato che viene posto e viene detto quello che deve fare continuamente ad essere a manca. Il discorso sulla Russia non mi piace, perché è contrario agli interessi europei ed è contrario pure agli interessi italiani in modo specifico. Gli americani hanno sempre fatto, io non c'ho con gli americani, sia ben chiaro, per carità di Dio, anzi, stimo moltissimo tutti gli americani, la politica americana quando ci azzecca ovviamente, ma è una cosa che va bene. Ora, il problema qual è? Che gli americani hanno sempre flessato perché risultasse una divisione tra l'Unione Europea e la Russia. L'hanno sempre fatto, guardate il discorso del colpo di Stato di Kiev, la questione del gasdotto South Stream, ce ne sono altri 100.000, poi sono i servizi che se ne sanno molto più di me. Allora, qual è il discorso? Perché? Perché non vogliono che ci sia una riunificazione, che ci sia una politica comune, che ci sia un passo comune tra l'Unione Europea e la Russia, che invece aveva tentato un certo tipo di aggancio anni fa, ovviamente. Ma poi purtroppo questa politica che sta diventando bicefala soprattutto per noi italiani sta creando dei grossi problemi proprio all'Europa. Abbiamo veramente questo interesse? L'Unione Europea, la Russia se ne va verso la Cina, si guarda più verso la Cina, guarda più verso l'Oriente, domani l'Oriente con la Cina potrà avere, rappresentare qualche problematica. Che sta facendo l'Iran? Noi, l'Iran, Siria e l'Europa, che stiamo facendo? Insomma, io qui vorrei veramente, ci sarebbe da parlare tanto, ma adesso voglio terminare soltanto con un esempio, l'Italia. Ma noi abbiamo 8.000 km di coste nel mare, siamo una portaerei nel mare, 8.000 km di coste. Sapete, il Mediterraneo è grosso modo l'1% di tutta la superficie acquea mondiale. Sul Mediterraneo si svolge il 20% del traffico mercantile mondiale. Bene, guardate questa cartina purtroppo non abbiamo un modo di proiettarla, vi fa vedere gli stati del Mediterraneo che hanno una zona economica esclusiva. Allora voi sapete che esistono le acque territoriali, 12 miglia,
dopo le acque italiane altri 12 miglia e fanno 24, dopo la zona continua c'è la zona economica esclusiva che è 250 miglia, ovviamente nel nostro caso no, non è che arrivi fino alla Romania, è chiaro, no? Arrivi fino a un certo punto. Ebbene, la Francia ha la sua zona economica esclusiva, la Spagna ha la sua zona economica esclusiva, la Grecia ha una zona economica esclusiva in progetto. Noi non abbiamo una zona economica esclusiva. Noi abbiamo, sapete cosa abbiamo? Abbiamo una zona economica di pesca, zona di protezione ecologica, ma non esiste una zona economica esclusiva. Allora io dico, un paese come il nostro che sta in mezzo al Mediterraneo, che ha le coste esposte, perché non dico tanto dal punto di vista continentale, ma dal punto di vista del mare, esposte a chi? A queste continue migrazioni, ai problemi di approvvigionamento del petrolio, eccetera, che sta mollando la sua flotta. Voi sapete che la nostra flotta, da quanto è composta? 60 navi. Bene, di queste 60 navi ce ne sono alcune che stanno ovviamente a riparazione, poi c'è quelle che hanno le avarie. Insomma, in buona sostanza, di tutte queste navi, quelle che stanno in funzione sono circa 20. 20 navi. Sapete qual è l'età di una nave, l'età in genere? Sono 20 anni. Dopo deve essere rinnovata, dopo deve essere modificata, altrimenti serve a niente. Bene, io la faccio breve. Da qui al 25 noi stiamo riducendo gli organici militari del 20% e stiamo riducendo tutto il nostro contributo del PIL alle nostre forze militari, in modo particolare alla Marina. In modo particolare alla Marina. Ebbene, che stiamo facendo? Ci stiamo praticamente da qui al 25, noi non avremo più una flotta, che una flotta di una decina di navi, qui non sono navi miei, sono navi studiate, sono argomenti scientifici studiati, avremo una decina di navi per pattugliare tutta la nostra costa e per far fronte alle eventuali possibilità di invasione. E guardate che noi abbiamo l'ISIS che sta a 80 miglia, L'ISIS sta in Libia, sta a 80 miglia. Chi ci dice che questi entrano su un barcone, si avvicinano alla nave e si fanno esplodere? È possibile, sì, allora lo faranno. E perché non abbiamo creato e non creiamo nulla per poter fare sistema in questo senso? Dovremmo sfasciare tutto e ricominciare a capo. Grazie. Grazie professor Lizza, abbiamo toccato molti argomenti, credo forse c'è una persona che vuole intervenire. No, ci sarà dibattito. Sì, sì, siccome stiamo sviluppando molti temi, io suggerirei di toccare già gli argomenti che sono già stati trattati e eventualmente di sviluppare la discussione in modo libero, nel senso se qualcuno vuole intervenire anche dal pubblico di farlo durante. Prego. Io sono l'ambasciatore in pensione Lenzi e volevo fare alcune brevissime puntualizzazioni su tutto quello che è stato detto, perché appunto abbiamo visto questi problemi, queste questioni da un punto di vista di Lenzi, deve essere sfaccettature. Due o tre cose volevo dire. Prima di tutto l'Italia è un paese multilaterale geneticamente. Dopo la seconda guerra mondiale, Einaudi, Sforza, De Gasperi, eccetera, dissero, Spinelli, con il famoso manifesto, dissero l'Italia o si aggrega oppure non ha un futuro, il nostro futuro è in Europa ed è comunque nel sistema multilaterale internazionale, Nazioni Unite, non abbiamo mai pensato sin dall'inizio di poter svolgere più una politica nazionale autoreferenziale. Per noi il multilateralismo è indispensabile per la nostra politica estera, per il nostro interesse nazionale, a differenza della Francia, dell'Inghilterra, della Germania, anche eccetera. Questo è il punto primo, quindi il contesto multilaterale è per noi un punto di riferimento imprescindibile. Ce ne dobbiamo rendere conto, proprio una questione genetica, politicamente genetica. In secondo luogo, Io continuo a pensarla diversamente dal punto di vista della filosofia politica. Quello che noi stiamo vedendo in questo momento è un ritorno alla casella di partenza delle Nazioni Unite. Non è vero
che le Nazioni Unite non sono in grado di funzionare. È vero che le Nazioni Unite, il Consiglio di sicurezza compreso, fu bloccato sin dall'inizio dalla guerra fredda, dal rapporto bipolare, dal fatto che la Russia, o se volete l'America, ma insomma c'erano delle condizioni che inducevano uno Stato più di altri, membro del Consiglio di sicurezza, a bloccare con il veto il Consiglio di sicurezza. E quindi è come dire l'automobile non funziona, come perché con le sgoste, non ha la benzina, c'è l'automobile, c'è il Consiglio di sicurezza, c'è, ma non è stato messo in grado di funzionare. Con il crollo del muro di Berlino si è presunto, si dovrebbe presumere, e continuiamo a presumere, che si sia tornati alla casella di partenza, cioè che vi siano finalmente le condizioni, finita la guerra fredda, per riproporre il sistema collaborativo multilaterale posto a fondamento della Lega delle Nazioni, poi delle Nazioni Unite, così siamo, a mio parere, tornati. Il problema è che siamo in troppi in questo momento, cioè non siamo più, e siamo accusati dai nuovi paesi della globalizzazione di voler imporre un sistema che ha origini occidentali, non soltanto dal punto di vista politico, ma dal punto di vista filosofico, che è vero. Però siamo in grado di dimostrare, mi pare che molti degli interventi che hanno detto, che questo sistema è stato produttivo, utile anche agli altri paesi, ai piccoli. La globalizzazione insomma, rende la competizione più difficile, ma apre spazi all'espressione, all'affermazione delle esigenze anche dei più piccoli. E quindi insomma, ci sono ancora le condizioni per far valere la validità del sistema internazionale. Non lasciamoci però prendere dall'ossessione istituzionale, ovvero sia tante cose stanno accadendo multilateralmente anche all'interno dell'Unione Europea, anche all'interno diciamo, dell'insieme delle Nazioni Unite, al di fuori il G20, G8, G20, il gruppo 5 più 1 con l'Iran, guarda caso 5 permanenti più la Germania. Ah, la Germania che voleva entrare nel Consiglio di sicurezza e che noi abbiamo bloccato, ce la ritroviamo fuori dalla porta in Iran. Benissimo, dico io, purché questa formazione di gruppi multilaterali eterogenei come il 5 più 1, come il G20, eccetera, eccetera, ricostruiscono da di fuori la verità, ripropongano l'utilità del sistema multilaterale, cioè è dal di fuori e non dal di dentro che si ricostituirà, si dovrà ricostruire il sistema internazionale. Il conflitto israelo-palestinese non può essere sotto dai due, sappiamo per tanto tempo, ci vuole necessariamente il concorso di altri paesi. L'Ucraina non può essere sotto da Ucraina e Russia, lo sappiamo, ci vuole il concorso di altri paesi, c'è un altro gruppo dell'OSCE, altra organizzazione internazionale, cioè, insomma la logica del multilateralismo si è ormai affermata come un metodo, come detto, ineludabile, non c'è altro sistema, non si può più risolvere bilateralmente, neanche Stati Uniti e Cina possono più stabilire delle precondizioni, condizionare lo sviluppo di questo sistema. I BRIC sono eterogenei, due sono membri del Consiglio di sicurezza, altri no, mancano gli arabi, interessante il fatto che mancano gli arabi, gli arabi mancano dappertutto direi in questo sistema, però il BRIC in quanto tale, la banca, il BRIC, cioè, sono tutti dei movimenti che tendono a ricostruire delle solidarietà, guai a pensare al multipolarismo, ovvero sia i gruppi regionali, che si sa, avremmo una situazione molto più preoccupante, è il multilateralismo, non il multipolarismo. Questo è un peana per il sistema multilaterale, che mi sembra non sia stato necessariamente descritto in questi testi. È un contributo alla nostra discussione. Aspettavo una cosa dai colleghi italiani.